Buongiorno, in questa breve video lezione leggiamo insieme un brano di Petrarca. In questo brano Petrarca esalta l'eloquenza, ne esalta il valore formativo. Secondo Petrarca, valorizzare l'eloquenza è qualcosa che è del tutto coerente con l'educazione filosofica e morale e con la formazione interiore e anche con la formazione sociale, con l'importanza dell'interazione sana, equilibrata con le altre persone. E quindi si conferma l'idea secondo la quale la formazione letteraria, la formazione alle lettere, è animi cura, cura dell'interiorità e permette di avere un giovamento tanto per quanto riguarda se stessi, tanto per quanto riguarda gli altri. Allora, leggiamo insieme, voi potete seguire nel testo che è allegato, sempre su Classroom. Non si può tuttavia negare che si possano realizzare notevoli risultati quando, calmati i sentimenti, nel loro tumulto non aspettarti mai niente di buono, ci si pone allo studio dell'eloquenza, che, se anche essa non fosse necessaria a noi personalmente, e se la nostra mente, forte delle sue forze e spiegando in silenzio le sue facoltà, non avesse bisogno dell'aiuto della parola, dovremo almeno affaticarci per il bene di coloro con i quali viviamo e non c'è dubbio che la nostra parola possa giovare loro moltissimo. In realtà, quanto valga l'eloquenza alla formazione della vita umana viene mostrato sia dalle opere di molti scrittori sia dall'esperienza quotidiana. Lo abbiamo pur visto di questi tempi quante persone cui nulla avevano giovato gli esempi, si sono destate come da un sonno e al solo suono di voci altrui sono passate rapidamente da un'esistenza scellerata a una vita improntata a grandissima semplicità. Aggiungi che, mediante lo studio dell'eloquenza, noi possiamo essere utili a coloro che vivono in paesi lontani, perché là dove non potremmo forse giungere con la nostra presenza, giungerà la nostra voce. Quanto del resto stiamo per apportare ai posteri, lo misureremo bene ricordando quanto hanno contato per noi gli apporti dei nostri avi. Infine, se anche non ci spingesse il caritatevole amore per gli uomini, direi che lo studio dell'eloquenza deve essere tenuto in considerazione in quanto ottima cosa in sé e utilissima per se stessi. Ognuno giudichi come vuole. Per quel che mi riguarda, io non so veramente come poter esprimere il conforto che nella solitudine mi danno alcune note e familiari parole che non solo mi nutro nel cuore, ma pronuncio a voce viva e con le quali sono solito destare l'animo dormiente. La dolcezza che provo quando svolgo ora i miei, ora gli scritti degli altri, il sollievo che questa lettura sa donare al mio animo oppresso da acerbi, gravissimi travagli. E mi valgo talvolta proprio dei miei scritti, perché i più adatti ai miei mali, quelli che la mano consapevole del medico, lui stesso malato, ha posto proprio là dove si annidava il dolore. Un risultato che non avrei certo ottenuto se queste salutari parole non mi avessero lusingato l'orecchio e, spingendomi con la loro innata dolcezza a una ripetuta lettura, non mi fossero a poco come nascoste nel cuore, penetrandolo profondamente con le loro punte segrete. In queste lettere, in queste epistole, Petrarca descrive l'eloquenza come
terapia delle passioni. Infatti, in una delle frasi che c'è all'inizio di questo brano, dice: nel loro tumulto non vi è mai nulla di buono. Ecco, le passioni devono essere in qualche modo curate, addolcite. Inoltre l'eloquenza serve come sostegno per la mente e soprattutto come contributo per alla formazione della vita umana. E questo fatto è testimoniato anche da tanti altri scrittori, ma anche dall'esperienza quotidiana. In parziale contrasto con il modello formativo medievale, l'eloquenza descritta da Petrarca, è considerata anche più efficace dell'esempio, per correggere, quella che viene chiamata in questo brano un'esistenza scellerata. Inoltre, l'autore, sempre in questo brano, ricorda che l'eloquenza, è anche un importante mezzo di comunicazione sociale con gli altri, di massa possiamo dire, perché riduce le distanze di spazio e tempo e permette di trasmettere dei contenuti anche a persone lontane. Ovviamente non si parla di trasmettere dei contenuti audio, ovviamente questa comunicazione a distanza è affidata alla scrittura nell'epoca, insomma, di Petrarca, è chiaro. E permette alla nostra voce di giungere a quelli che non incontreremo mai. È chiaro che non giunge la nostra voce, giungono le parole come se fossero espresse da noi, come se fossero pronunciate da noi, però sono ovviamente scritte. È un'espressione così. E soprattutto permette l'eloquenza, tradotta in testo scritto, permette di far giungere anche alle generazioni future il nostro discorso, le nostre riflessioni, e in questo modo viene immortalato il contributo che possiamo dare all'umanità. E quindi questo, insomma, è il valore dell'eloquenza e la sua valenza educativa, sottolineata da Petrarca.